Buongiorno ragazzi, qui è Inter Supporters, un saluto da Fulvio Santucci. Bentornati in video, siamo qui per parlare di Inter-Lazio 0-1, partita sicuramente deprecabile per i colori nerazzurri. Ci sono però delle cose di cui dobbiamo parlare perché vale la pena farlo e perché l'attenzione, a mio modo di vedere, si sta spostando su cose molto più semplicistiche rispetto alla complessità dei problemi strutturali che all'Inter, non solo in questo momento, ma che ha dimostrato per tutto il campionato. E questa in realtà è la chiave dell'analisi, appunto una chiave di lettura diversa rispetto a quella che magari vi si sta e ci stanno proponendo nel post partita di Inter-Lazio. In realtà, insomma, a mio modo di vedere la situazione è molto molto più complessa di quella che sta andando sulle prime pagine dei giornali, dove per complessa non si intende drammatica, non si intende per forza irrisolvibile, però insomma c'è da dire che la situazione complessa di cui parlo presuppone il fatto che necessita di un intervento di ristrutturazione davvero ampio a breve. Per cui raga, andiamo con ordine. Allora, intanto cominciamo a dirci che Inter-Lazio è in assoluto, e non ho timore di smentita su questo, il peggior scontro diretto che ha giocato l'Inter da quando è allenata da Spalletti, dove per scontro diretto intendiamo le partite con Juventus, Milan, Napoli, Roma e Lazio. Queste cinque per me sono intese come scontri diretti, anche se quello con la Juventus è più uno scontro di rivalità fine a se stessa piuttosto che per posizione di classifica, come ben sappiamo. Ma ad ogni modo ragazzi, questo è il peggior scontro diretto giocato dall'Inter di Spalletti. Perché il peggior scontro diretto dall'Inter di Spalletti? Iniziamo col dire che non è sembrato uno scontro diretto in realtà. C'è stata una squadra come la Lazio che nel momento in cui ha avuto bisogno di fare punti ha abbandonato scusate, lo stile molto propositivo e anche piuttosto offensivo che aveva ad esempio mostrato già l'anno scorso nella partita di San Siro, ma anche secondo me nella partita di ritorno in qualche modo, ed è venuta a San Siro con un atteggiamento da provinciale, che non è affatto una critica. Ha capito che giocando da provinciale aveva le migliori chance di portarsi a casa i tre punti, che alla fine per la Lazio era l'unica cosa che davvero era importante, l'unica cosa che davvero aveva un senso, e lo hanno fatto. Lo hanno fatto in realtà col minimo sforzo, ma questo in realtà non è una critica per la Lazio, ma è anche una critica all'Inter, se volete, no? Perché dimostra il fatto che per battere l'Inter davvero serve giocare in una maniera molto minimale in realtà, no? Basta essere organizzati, basta essere chiusi, trovare anche un gol e la maggior parte delle volte l'Inter così la vai a battere, soprattutto a San Siro, ragazzi, c'è questo tipo di problema. Tante sconfitte casalinghe e qui dobbiamo cominciare a mettere i puntini sulle i, ragazzi, perché a prescindere da come finisca la stagione abbiamo delle rivelazioni importanti ormai che abbiamo visto in tutto il campionato. Ne parlo come se fosse fine stagione, in realtà poi il discorso deve essere un po' più ampio, però secondo me ci sono delle conclusioni che possiamo già trarre e che prescindono dall'argomento principale di cui si sta parlando oggi. Allora ragazzi, la prima cosa ve l'ho già detta veramente diverse volte, ma qui voglio ribadire il concetto perché ogni volta, ogni settimana ho l'impressione che vada sempre di più a solidificarsi, a confermarsi, e il primo concetto di cui dobbiamo parlare è il fatto che l'Inter così com'è non può crescere. Un gruppo che non può crescere, un gruppo che ha veramente degli enormi limiti strutturali, sia tecnici che psicologici, a volte anche di approccio. È una squadra che non riesce ad avere una continuità, una squadra che non riesce ad avere delle soluzioni di gioco, è una squadra che non ha risolto minimamente nessun problema rispetto all'inizio dell'anno scorso, dove aveva poi tamponato in qualche modo le maggiori difficoltà che aveva nel creare gioco, per quanto poi la prima parte dello scorso anno di stagione fosse stata comunque buona dal punto di vista dei punti, però si capiva che il gioco non poteva durare a lungo. Questa stagione doveva essere una stagione in cui ci aspettavamo un salto in più, un miglioramento. Ecco, possiamo già dirci che comunque vada a finire, questo miglioramento non è avvenuto. Al massimo l'Inter ha galleggiato sugli stessi limiti e sugli stessi problemi, per cui raga, questo è il primo
punto fisso, fermo, chiaro da mettere. Se vogliamo qualcosa di più dall'Inter, se vogliamo che questo, che deve essere sì un percorso graduale, ma se vogliamo che l'Inter abbia un miglioramento rispetto a questo tipo di livello, e questo tipo di livello corrisponde a un piazzamento Champions tirato fino all'ultimo momento, bisogna cambiare molte, 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 molte cose. L'Inter contro la Lazio, la solita partita che ha giocato contro una provinciale, ragazzi, se andate a rivedervi Inter-Bologna, piuttosto che è stata persa, ma anche Inter-Udinese, una partita che è stata vinta 1-0, direi che il leitmotiv è sempre lo stesso e ragazzi, i problemi sono seriali, i problemi o perlomeno le cose negative, le cose che non ci fanno andare ad aggredire tutte le partite che facciamo o che non ci fanno comunque andare a completare tutti gli avversari che fronteggiamo, a mettere in difficoltà, ecco, queste caratteristiche in realtà io continuo a vederle sempre allo stesso modo. La prima in assoluto è un attacco anemico e qui sì, possiamo inserirci la questione del giorno, che è la questione Spalletti contro Icardi. Se Icardi giocava era diverso, se Spalletti faceva giocare Icardi era diverso. Allora ragazzi, adesso ci torniamo dopo con un piccolo approfondimento, però cominciamo a dirci che l'attacco è anemico da tutta la stagione. Da tutta la stagione, ragazzi, non è quello il problema, o perlomeno non è il problema principale, ma l'attacco è anemico per tanti motivi e il primo deriva dal fatto che non c'è una manovra. In realtà non c'è una manovra, nel senso che l'Inter quando trova una squadra chiusa fa sempre la stessa cosa, cioè gioca 90 minuti sui cross, 90 minuti sui cross, non ha altra via. E a parte il fatto che ci sono una miriade di errori di transizione nel fare partire la manovra, e in questo è sicuramente responsabile anche, sono responsabili anche le prestazioni di Skriniar e Brozovic, che Skriniar è uno che avvia l'azione soprattutto quando non c'è De Vrij, e Brozovic è uno che la completa. Ecco, tutti e due hanno giocato male, Skriniar anche in fase di copertura, ma anche e soprattutto in fase di impostazione. Brozovic veramente non ha azzeccata una ieri, per cui se questi due giocatori riescono se questi due giocatori giocano bene tutti e due nello stesso momento e fanno tutte e due partite eccellenti, questo problema si nasconde in parte. Però ragazzi, dobbiamo anche dirci che abbiamo un centrocampo assolutamente non all'altezza, ma questa è una storia vecchia come la Bibbia, ormai la sapete almeno da novembre se seguite me, che abbiamo veramente la nettissima mancanza di un grande centrocampista, di un centrocampista di peso, di uno che giochi sempre 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 bene, che sia sempre presente. Questo è il primo difetto che ormai io mi sono messo in saccoccia, perché so già che solo il mercato lo può risolvere. Ma il problema in realtà è molto più complesso, perché in realtà regaliamo la tre quarti, sempre tre quarti regalata, mai giochiamo lì, e quando giochiamo lì giochiamo sempre con una prevedibilità, sempre spara alla porta, sempre passaggi all'indietro, mai una combinazione in verticale. Altro problema, gli esterni, ragazzi, gli esterni, anche questo, storia vecchia come la Bibbia, ma sempre da rimettere in cima all'agenda di cui dobbiamo parlare oggi. Ragazzi, gli esterni sono orribili, gli esterni dell'Inter hanno un rendimento orrendo, cioè per quanto Politano possa essere uno che è stato preso e sbattuto in prima linea a fare 40 partite quando fino all'anno scorso ne faceva 25, e questo sicuramente ha un problema. Il suo unico ricambio peraltro è Candreva, infatti sta giocando un sacco, sta arrivando a 1000 minuti Candreva, uno che doveva non aveva più niente da dire già a gennaio del 2017 probabilmente. Ecco, siamo ad aprile 2019 e Candreva ha giocato 1000 minuti. Ma tolta questa parentesi, gli esterni in due non arrivano alla doppia cifra, ragazzi, non arrivano alla doppia cifra, questo è un problema. Rendiamoci conto che questo è un problema e non possiamo neanche attaccarci alla questione del ma Perisic fa l'equilibratore, perché ieri non c'era proprio un cazzo da equilibrare, ragazzi. Ieri per 80 minuti la Lazio giustamente, 70 minuti la Lazio giustamente ha giocato compatta nella sua metà campo, c'era solo da incidere. Perisic non ha inciso per niente. Politano, vabbè, insomma, Politano, io non posso fare una colpa a Politano, però ragazzi, il problema non è Politano, il problema è chi lo propone in prima linea avendo come unico sostituto Candreva. Non è abbastanza ragazzi. Politano gioca discontinuo, non ha la resistenza per reggere questi livelli di corsa, dove questi livelli di pressione anche atletica, dove c'è da vincere sempre praticamente da qui fino alla fine. Bisogna sempre provare a vincere, perché bisogna incamerare quanti più punti possibile. Politano non può reggerla questa cosa, e questo è assodato.
E poi appunto qui introduco la questione della Chiarel Spalletti-Icardi, perché ragazzi, a me non interessa spostare l'attenzione sulla Chiarel Spalletti-Icardi. Allora, se dobbiamo essere onesti con noi stessi, andiamo a vederci le partite che facevamo con una punta di ruolo, quelle giocate così, perché sono seriali ragazzi. La partita di ieri non è un unicum, è un caso veramente seriale, una roba in serie. Se giochiamo così le partite, anche avendo una punta centrale di ruolo, lo sappiamo perché l'abbiamo detto sempre nei post partite, in tutti i post partita, la punta centrale viene abbandonata in mezzo a due centrali, innescata da lanci lunghi, innescata da cross, e comunque anche se ci metti una punta di ruolo che sia un colpitore di testa o che sia un giocatore che gioca fuori dall'area, ovviamente Icardi e Martinez sono i due riferimenti, che cosa vuoi fare? Come puoi pensare di svoltare la questione se il problema nasce più da dietro? Hai Borja Valero che gioca in slow motion, grandissimo rispetto per Borja Valero, io non gli vorrò mai male a Borja Valero, ma ragazzi, non puoi mettere in condizione Borja Valero di giocare così tanto e soprattutto di andare a giocare in maniera, di dover giocare in maniera impattante una partita decisiva, uno scontro diretto che poteva decidere molte cose sul proseguo del campionato, come quello con la Lazio. Quindi vedete che i problemi sono qua e sono sempre gli stessi. Se tu mandi un attaccante in mezzo a due centrali non è risolto niente. Puoi avere giusto il dubbio che un attaccante ti possa calare il jolly all'improvviso, ma ragazzi, non cambia niente. Cioè, il problema qua è nettamente strutturale, e se non ce ne siamo accorti significa che abbiamo l'attenzione altrove, perché se guardate la squadra è veramente evidente: manovra lenta, una marea di errori in transizione, si fa fatica a far ripartire l'azione, è un sacco di errori in appoggio, gli esterni che sbagliano tutte le scelte sotto porta, centralmente non giochiamo mai, quando abbiamo la squadra chiusa sa come battere l'Inter, mandala al cross e poi occupatene una volta che il cross spiova in area, perché tanto l'Inter su 10 palloni forse ne prende uno se va bene, ok? E tutti gli altri 9 li spaziamo, questo è il ragionamento degli avversari e funziona sempre. La Lazio ha vinto così, il Bologna ha vinto così, l'Udinese non l'ha sfangata semplicemente perché ha commesso un'ingenuità causando un rigore a un quarto d'ora dalla fine, ma poteva essere benissimo la stessa partita, pareggiata o persa. Ecco, questo è il problema. Più che la Chiarel con Icardi, a Spalletti bisogna chiedere conto di queste due cose. Uno, perché l'Inter gioca a monocorda queste partite qui. Una volta che l'Inter, soprattutto quando va in svantaggio e trova davanti una squadra chiusa, comincia a fare cross in serie, anche se non servono a niente, ma perché è l'unico modo in cui questa squadra sa fare qualcosa. Le combinazioni veloci ne abbiamo fatta una ieri, Vessino Keita, 1-2 veloce al limite dell'area, dai e vai, abbiamo creato la migliore occasione della partita, poi però non è successo più niente. Era così che bisognava affrontare a Lazio, centralmente 1-2 veloci. Allora qua torniamo a uno dei punti principali, cioè a Spalletti, oltre ad imputare questa mancanza di soluzioni alternative, bisogna anche imputare, a mio modo di vedere, sia l'acquisto che la gestione di Nainggolan, ragazzi, perché se c'è un giocatore che oggi manca all'Inter è quello lì, quello sulla tre quarti, non una punta centrale, perché il problema non è fare gol, il problema è arrivare a fare gol. Cioè, se noi spostiamo l'attenzione sui Icardi è come dire non puoi fare una bistecca senza la carne, e fin qui sono d'accordo, ma ragazzi, noi non abbiamo i fornelli, anche se prendi la carne te la mangi cruda poi, perché noi in questo momento non abbiamo i fornelli, stiamo pensando di fare la bistecca con l'accendino, questo è il tema, ed ecco perché bisogna imputare soprattutto la gestione di Nainggolan, perché noi quell'acquisto lì abbiamo sbagliato, ragazzi. Si vede benissimo che c'è un problema sulla tre quarti, si vede benissimo che se non capitano situazioni a spot come il Milan, che ci lascia tutta la tre quarti libera, e dove Vessino può incidere perché è la tre quarti libera, se Vessino trova giocatori, è una squadra molto più organizzata in copertura, Vessino sparisce dalla partita puntualmente, succede, sparisce dalla partita a metà campo o sparisce dalla partita sulla tre quarti, succede puntualmente perché non è il ritmo giusto, semplicemente. Quindi una questione di interpreti, ma anche una questione di gestioni di una campagna acquisti sbagliata. Adesso lo possiamo dire che è una campagna acquisti nella sua totalità sbagliata, innanzitutto perché la punta di diamante di questa campagna acquisti era Nainggolan, che non ha mai visto il campo. Quando l'ha visto è stato gestito male, è stato messo in campo quando aveva il 20%, non ha inciso, è costato un cambio nel primo tempo per due volte, mi pare sia successo contro il Barcellona e contro il Tottenham, se non vado errato, comunque sia.
gestito male e in più mai la possibilità di recuperare bene, insomma un giocatore sempre a mezzo servizio e un giocatore che continua a mancare, ma non perché manchi per forza Alain Golan, manca proprio quell'uomo lì, quell'uomo sulla tre quarti. L'anno scorso Rafinha ci ha risolto il problema, in realtà il rendimento non è molto diverso dall'anno scorso, abbiamo solo tre punti in meno e che potevano essere tranquillamente quelli di ieri sera, ma il punto ragazzi è che l'Inter continua ad andare avanti l'inerzia spot, per cui adesso la quota Champions fortunatamente è bassa, il che significa che è raggiungibile, per me continua a stare intorno ai 67 punti verosimilmente, soprattutto perché ieri tutte quante hanno perso l'occasione, a parte la Lazio che però resta a 48 punti, la quota, il quinto posto l'anno scorso era 54, per cui vedete un po' voi quali sono le differenze rispetto all'anno scorso. L'anno scorso infatti saremmo quinti nella stessa situazione, e quindi si può comunque portare a casa la pelle, si può comunque portare a casa il piazzamento, ma ragazzi non dobbiamo cadere nella trappola di considerarlo come un successo, perché quest'anno eravamo chiamati alla crescita e adesso secondo me ce lo possiamo dire anche senza opportunità di smentita, a mio modo di vedere, che l'Inter non è cresciuta, l'Inter galleggia sugli stessi vizi e sulle stesse virtù. Prossime quattro partite ragazzi decisive, per cui la Chiarelli Cardi a me non interessa, ve lo ripeto, è una cosa molto più mediatica che concreta, è una cosa che sposta l'attenzione dai problemi veramente complessi che ha l'Inter, che non sono certo il solo Spalletti e il solo Icardi o entrambi, c'è molto di più da fare, ok? Però c'è anche da dire che se Icardi lo vuoi reintegrare, e qui serve anche una coesione di tutte le parti del club arrivate a questo punto, se lo vuoi reintegrare lo devi fare adesso, dopo crei solo un danno, perché Icardi non ha i 90 minuti nelle gambe, così ha detto Spalletti, perché pare che lo spogliatoio ci abbia dei problemi con lui, per cui se lo vuoi integrare devi partire adesso per provare ad averlo in condizioni decenti nello sprint delle ultime quattro partite, tra cui hai, ricordo, Juventus e Napoli. Questo significa che le prossime quattro partite, cioè Genoa mercoledì, Atalanta domenica, Frosinone la domenica dopo e poi la Roma in casa, da queste quattro partite passa tanto il piazzamento Champions, perché o fai lo sprint adesso o preghi dopo o preghi alla fine, per cui vediamo un attimino cosa vogliamo fare, però ragazzi fermo restando che a giugno qua devono cambiare un sacco di cose, tante decisioni importanti, prendere tutt'altra strada, perché questa sicuramente non porta da nessuna parte, sia in termini di giocatori che in termini di gruppo e a questo punto anche in termini di allenatore, per cui vediamo un attimino che tipo di decisioni prendere, rifacciamo le fondamenta, rifacciamole bene, ok? Perché così poteva andare bene rispetto a quando arrivavamo settimi, non va bene nel momento in cui hai le ambizioni che la dirigenza dice di avere. Per cui questo è il tema ragazzi, ne parleremo più approfonditamente a fine stagione, però se posso darvi un consiglio, non fatevi attrarre nella trappola di questo scontro tra Spalletti e Icardi, perché è completamente fuorviante in questo momento, è completamente fuorviante. Date la mano, l'Inter con o senza Icardi ha lo stesso rendimento, bene o male, forse avrebbe un punto in più, forse avrebbe un punto in meno, ma sono sempre le stesse cose ragazzi, l'Inter è sempre riconoscibile così, anche rispetto all'anno scorso, anche rispetto a gennaio, con o senza Icardi veramente fa pochissima differenza, questo ce lo dobbiamo dire apertamente, per cui non fatevi attrarre dentro questa trappola, vediamo quali sono i veri problemi dell'Inter. Io ho provato a spiegarveli in questo video, per cui dibattiamo, vediamo se anche voi ragazzi siete d'accordo con me. Comunque non c'è tempo veramente per piangere sul latte versato, mercoledì un'altra partita, Genoa-Inter, veramente molto molto delicata arrivata a questo punto, soprattutto perché Genoa è veramente un campo difficile, 5 sconfitte nelle ultime 5 partite, il cambio marcia va fatto adesso, Spalletti dice di essere credibile, adesso è il momento di farlo vedere. Vi aspettiamo su Inter Supporters mercoledì ragazzi, per cui non mancate all'appuntamento. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video, vi auguro buona settimana, almeno fino a mercoledì quando ci risentiremo in diretta, e vi ringrazio ancora una volta appunto per dibattere i temi di questo video, ci tengo alla vostra opinione. Grazie ancora ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!